Buonasera, benvenuti a Recanati Informa, la rubrica dell'amministrazione comunale di Recanati. Apriamo la puntata parlando dell'atteso restauro della tomba monumentale di Beniamino Gigli. Il secondo servizio è dedicato invece ai numerosi lavori pubblici in cantiere in città. E concludiamo infine con l'estate recanatese ricca di eventi e con numeri e presenze da record. Un lungo lavoro di restauro condotto dal maestro restauratore Simone Settembri ha consentito il completo recupero di uno dei monumenti più importanti di Recanati, la tomba monumentale di Beniamino Gigli. La tomba attrae visitatori da ogni parte del mondo e il restauro è stato reso possibile dall'Art Bonus e dalla grande partecipazione sociale di aziende e cittadini. Un intervento atteso da tempo in quanto la tomba versava in pessime condizioni per le infiltrazioni di acqua che avevano danneggiato la struttura e gli affreschi all'interno. Un intervento dovuto per il grande Beniamino Gigli. Abbiamo recuperato il monumento funebre che versava in condizioni difficili da troppo tempo grazie ad un grande lavoro di squadra e soprattutto allo strumento dell'Art Bonus che ha dato la possibilità a privati, cittadini e ad associazioni di collaborare con il comune di Recanati e la regione Marche. Beniamino Gigli ancora oggi è conosciuto, amato ed apprezzato nel mondo, tanti turisti arrivano a Recanati nel suo nome per le sue qualità artistiche ma soprattutto per le sue qualità umane, l'umiltà, l'attaccamento a questa terra, l'amore che lui ha sempre avuto per la città di Recanati. Sono molto contento che sia stata restaurata questa tomba grazie al comune di Recanati e grazie anche ai donatori privati, perché era una cosa che andava fatta. Tutto il mondo viene qua a trovare nonno ed non era bello vedere la tomba in cattive condizioni. Sono molto contento che praticamente oggi è nato questo ponte tra Roma e Recanati e vedere questa collaborazione del comune e dell'assessore con la famiglia per far sì che il nome di Beniamino Gigli rimanga così famoso nel mondo. Un'estate ricca di eventi e dai numeri di presenze già record. Recanati al centro dell'attenzione, ma la ribalta e la considerazione generale non distoglie dall'attività amministrativa per rendere sempre più bella e accogliente la città. Sono in fase di completamento i lavori a Palazzo Venieri, messo a norma e da nuovo negli ultimi anni. Sede del ginnasio liceo Giacomo Leopardi, l'affaccio sul mare Adriatico ha ispirato il regista Martone. Terminato anche il primo stralcio di interventi per la salvaguardia dell'antica fonte di San Lorenzo. Salvata la struttura, ora tutta l'area verrà riqualificata coinvolgendo anche il giardino delle parole interrotte. A poche decine di metri di distanza si lavora per il nuovo impianto per il calcio a 5 che sarà anche a servizio del liceo scientifico, carente di spazi per l'attività motoria dei ragazzi. I lavori proseguono speditamente e stessa situazione al Centro Città 2.0 dove sta per nascere uno spazio verde che sarà dedicato ai cani, gli amici dell'uomo che finalmente avranno uno spazio tutto per loro. L'apertura è prevista a fine settembre. A Castelnuovo sistemato lo spazio verde che collega Villa Coloredo Mels. La rete fognaria di via Baldassarri e sta per partire un importante intervento per la depurazione. Si sta inoltre potenziando il sistema di videosorveglianza. Da tempo Recanati ha un moderno sistema con 70 telecamere, alcune di ultima generazione, collegate H24 sia con il comando di polizia locale sia con la caserma dei carabinieri. Prevenzione, controllo e sicurezza, uno degli impegni che hanno consentito di diminuire furti e danneggiamenti in centro come in periferia. La polizia locale è ora guidata dal maggiore Danilo Doria, subentrato al capitano Baldassarri, che è arrivato al pensionamento. Sempre più giovane e dinamico il gruppo della polizia locale.
Una simpatica novità dell'estate recanatese è senza dubbio il trenino turistico Recanati Explorer by Giocamondo, che parte da Piazza Leopardi e con il quale si visita la città con fermate previste a Villa Colloredo Mels, Casa Leopardi e Colle dell'Infinito. È questo un modo ideale per tutti, dai più grandi ai più piccoli, per visitare e scoprire la città di Recanati in modo del tutto nuovo e divertente. Una nuova iniziativa che arricchisce ulteriormente l'offerta culturale e turistica della nostra città, che vuole essere sempre più accogliente, sempre più moderna e sempre più in linea con le aspettative dei turisti che in numero sempre crescente scelgono la nostra città. Il tour turistico è arricchito da audioguida in italiano e in inglese. Con il trenino turistico il visitatore avrà la possibilità di scoprire scorci e luoghi suggestivi, ma anche avere la possibilità di visitare i musei della città con un biglietto integrato grazie all'accordo con il gestore Sistema Museo. A Villa Colloredo Mels notevole successo sta riscuotendo la mostra sul favoloso mondo di Marc Chagall, Le favole ed altre storie. 20 acqueforti presentano il linguaggio universale della favola con un magnifico racconto per immagini. La mostra, curata da Andrea Pontalti, propone una ristretta ma significativa selezione di opere dell'artista russo. In mostra anche un olio su tela e una tecnica mista raramente esposti. Ancora una volta Chagall riesce a stupire con le sue suggestioni, portandoci alla scoperta del mondo con l'animo di un bambino. La mostra resterà aperta fino al 30 settembre. Grande successo per la due giorni del Recanati Art Festival, ideato dall'associazione What's Art e patrocinato dall'assessorato alle culture del comune di Recanati. Una terza edizione caratterizzata da un deciso aumento dei punti spettacolo e della qualità della proposta artistica, con performance di artisti conosciuti a livello internazionale, che hanno saputo valorizzare al meglio le suggestioni architettoniche della cittadina leopardiana. Tanti gli apprezzamenti di spettatori che hanno visto crescere la manifestazione e di tanti nuovi estimatori. Il team organizzativo ce l'ha messa tutta per accogliere al meglio gli artisti, per offrire spettacoli sempre più coinvolgenti e per mantenere un clima di collaborazione con tutte le altre realtà locali. Il suono delle campane della Torre del Borgo ha dato il via alle 6 in punto alla terza edizione della 6 alle 6. Ben 3.600 i partecipanti, un successo incredibile per quella che, da una semplice idea nata dalla storica abitudine della passeggiata lungo le mura, si è trasformata in un vero e proprio evento dell'estate recanatese. Una grande organizzazione, dettagli curati alla perfezione, valorizzazione di luoghi della città poco frequentati, musica dal vivo con il coinvolgimento di allievi e maestri della Civica Scuola di Musica. Questo e molto altro è diventato 6 alle 6, che ha anche uno sguardo verso la solidarietà per le cooperative Terra e Vita e la Ragnatela. Grande successo per tutti gli spettacoli di Lunaria 2018, ma la mattatrice assoluta è stata senza dubbio Loredana Bertè. Grintosa, carismatica e regina del palco, Loredana Bertè a Recanati ha stregato l'infinito pubblico di Piazza Giacomo Leopardi, di Corso Persiani e di Via Cavour, che ha seguito il concerto nelle vie laterali grazie ai maxischermi, regalando generosamente una scaletta da urlo, tenendo fede e superando tutte le aspettative della promessa da lei stessa fatta in una intervista prima del concerto. Accompagnata dalla inconfondibile voce della storica vocalist Aida Cooper e dalla sua fantastica banda Bertè, la Bertè ha offerto i suoi successi di ieri e di oggi, corredati dai bellissimi filmati delle sue esibizioni televisive e dei suoi video, proiettati sul palco alle sue spalle. Immagini che hanno raccontato la vita altalenante, scandita dal rock, della Loredana degli eccessi. Un concerto strepitoso, costellato da canzoni senza tempo, cantate e vissute profondamente nel corpo e nell'anima, con la sua potente e graffiante voce, che ha espresso vera vita in ogni nota. L'amata artista ha omaggiato Luigi Tenco con una versione di Ragazzo mio e ha portato il pubblico letteralmente in visibilio, che ha cantato adorante tutte le sue canzoni per oltre 2 ore.
Si è conclusa anche in questo 2018 l'edizione annuale di Amantica Folk Festival, ospite a Castelnuovo di Recanati. La qualità della musica è stata la protagonista e il connubio delle diverse esperienze e armonie si è rivelato essere la carta vincente di quest'anno. Le parole d'ordine per questa nona edizione sono state sinergia e commistione, come il folk si è sposato con la tradizione nell'esibizione del maestro Serenelli con Roberto Lucanero e il tenore Carlo Giacchetta, sulle note di famose composizioni gigliane fino alla Pasquella, cantata tuttora per le vie di Castelnuovo. Le sonorità di tutta Europa hanno animato le vie e il palco di Amantica. Un'esperienza unica per il popolo del folk che ha potuto ammirare e godere del meglio che questo panorama offre. È tutto per questa puntata, vi ricordiamo che potete rivedere tutti i servizi andati in onda sul sito web del Comune di Recanati. Recanati Informa torna alla prossima puntata, arrivederci!